abbiamo voluto fare, abbiamo voluto organizzare questa serata perché ci sembrava un po' doveroso parlare di questi temi, parlare di Siria, parlare di guerra, parlare di donne. Parlare di Siria non è mai semplice, soprattutto riuscire ad inquadrare il periodo geopolitico che stiamo vivendo, e quindi questa serata servirà un po' a questo, ma a capire anche come la donna viene trattata in questi paesi. Ricordiamo che domani è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e quindi a maggior ragione abbiamo voluto inserire anche il rapporto, il ruolo della donna in questi paesi martoriati dalla guerra. Qui al tavolo con me abbiamo Alessio Banini, mio socio e collega e collaboratore della redazione della Valdichiana, Filippo Piagianti, il giornalista e coautore del cortometraggio, un documentario, Young Syrian Licensing, che poi ci spiegherà lui di cosa si tratta e di come ha lavorato a questo progetto. E arriverà anche Sara Caroni, giornalista dell'Espresso, in quanto si è occupata di un reportage dal titolo Rapite dall'ISIS, appunto pubblicato sull'Espresso, che parla delle donne, della tratta delle donne vendute all'ISIS in cambio di soldi per finanziare appunto il califfato. Prima di entrare nel merito dell'argomento, io ringrazio Simona Giovagnola, presidente della Fondazione Torino Cultura, che ci ha permesso di organizzare questa serata, e ti chiedo di salutare il pubblico e fare un po' gli onori di casa. Grazie Valentina, soltanto due parole per salutarvi e per darvi un benvenuto alla Casa della Cultura. Ci fa particolarmente piacere ospitare questa serata perché è iniziato anche un bel rapporto di collaborazione con i ragazzi, però siete tutti giovani, quindi della redazione della Valdichiana. Abbiamo altri progetti in cantiere, spero insomma che ci ritroveremo qui per tante altre cose. Vi porto saluti anche dell'amministrazione comunale, stasera è rappresentata la nostra assessora alla cultura Paolo Tezzi, che sta con Dalla Scuola, stasera ha detto si parla di donne, quindi saluti, li puoi fare solo a te. E niente, vi auguro una buona serata e vi aspettiamo per gli altri eventi che verranno organizzati sempre qui alla Casa della Cultura. Gli altri eventi dovete rimanere connessi assolutamente con la Valdichiana. L'evento di questa sera è patrocinato dal Centro Antiviolenza dell'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, nonché dal Centro Pari Opportunità. Proprio perché parleremo anche di donne, e visto l'importanza della giornata di domani, io ho portato alcuni dati che sono proprio freschi, sono stati pubblicati proprio ieri dalla Regione Toscana per quanto riguarda la violenza sulle donne. E in Toscana 101, dal 2006 al 2016 si sono verificati 101 femminicidi, 75 donne italiane e 26 straniere. Il 70% di questi casi, l'assassino è di nazionalità italiana, e le donne vittime di violenza, che sia un femminicidio piuttosto che maltrattamenti, l'età va dai 15 ai 49 anni. Quindi questo dimostra che ancora c'è tanto da lavorare su questo fatto. Anche noi giornalisti siamo molto tenuti sotto esame, e questo ne sono veramente contenta, perché in questi giorni è stato emesso anche un documento
scritto, sottoscritto da tutti noi giornalisti, che è il manifesto di Venezia. Praticamente sono delle regole, sono delle norme da seguire quando noi scriviamo un articolo, perché dobbiamo riportare fatti, ma non dobbiamo esasperare l'evento, ma dobbiamo mettere in condizione il lettore di capire quello che è successo senza gridare al sensazionalismo, perché quando succede un fatto di questo genere non è mai una cosa sensazionale, ma è sempre una cosa su cui dobbiamo riflettere. E a tal proposito chiamo Jessica Nisi, la presidente del Centro Pari Opportunità della Val di Fiana Senese, perché con il centro è molto attivo nel nostro territorio con eventi, ma è anche sempre pronto ad intervenire qualora ci fosse una donna che mi richiede il vostro aiuto. Sì, esattamente. Allora, noi come Centro Pari Opportunità supportiamo e finanziamo il Centro Antiviolenza della Val di Fiana, che è l'associazione Amica Donna, che lavora costantemente per dare protezione, sostegno e supporto alle donne che subiscono violenza nel nostro territorio. Insieme all'Associazione Amica Donna in questi anni abbiamo costruito dei progetti anche con la rete ospedaliera che abbiamo modificato nell'ultimo anno, andando a integrare quello che era il nostro progetto cosiddetto Barba Blu con il percorso rosa del pronto soccorso. Percorso rosa che riguarda non solo le donne, ma anche le categorie più deboli, tra virgolette. Insieme, integrando il nostro progetto Barba Blu con Codice Rosa, siamo andati a creare di nuovo, a migliorare la rete che già c'era, e facendo collaborare tra loro il centro antiviolenza, le forze dell'ordine, i servizi sociali e quindi i comuni e tutte le figure che sono significative per andare a dare un supporto alla donna che subisce maltrattamenti o violenza domestica o non domestica. Gli accessi nell'ultimo anno sono aumentati, abbiamo fatto ragionamento su questo e ci siamo detti che non è che è aumentato il numero dei casi di violenza, è aumentata la consapevolezza, quindi ci siamo anche dette che abbiamo fatto un buon lavoro di sensibilizzazione e di accoglienza di queste donne, che sono sentite effettivamente protette, accolte e non giudicate. Ecco. La percezione che abbiamo in questo periodo è che i casi di femminicidio e di violenza sulle donne siano aumentati. In realtà, secondo i dati ISTAT del 2006, una donna su tre ha subito o subisce violenza. Secondo i dati del 2014 c'è stato un calo di punti percentuale. Il numero dei femminicidi è rimasto costante, quindi in qualche modo, al di là di quello che si pensa, che il numero di casi di violenza sono aumentati anche a causa di fenomeni come l'immigrazione, questi dati ce li smentiscono, e non c'è un'emergenza femminicidio. C'è sicuramente bisogno di cambiare le cose, perché se i casi di femminicidio non sono diminuiti in questi anni, nonostante il lavoro che si sta facendo anche grazie alla Centro per l'Opportunità e al Centro di Violenza, significa che dobbiamo ancora lavorare sulla percezione che la comunità ha della violenza sulle donne, lavorare sulla accettazione della cultura che porta ad agire la violenza sulle donne. Bisogna lavorare sull'educazione. Sicuramente le scuole su questo possono darci una mano e speriamo ancora di più di riuscire a portare nelle scuole progetti di educazione di genere e di educazione affettiva, perché è da lì proprio che si parte. Questa sera che il tema di cui soprattutto Sara parlerà ci sembra distante, no? Rispetto al nostro territorio, rispetto a quello che viviamo qua. In realtà io ho letto un po' le reportage di Sara, mi spiace che non è ancora arrivata, quelle donne siamo anche noi e
se dopo, dopo magari spero ci rifletterete sopra, i dati e i fatti che riporta Salanzio e Portaccio sono davvero spaventosi, come se la donna fosse ancora solo un oggetto che viene venduto, che viene scambiato, che viene maltrattato in maniera peggio delle bestie da macello. Quindi mi auguro che vi porterete a casa una riflessione su quello che è la figura della donna, non solo qui, e c'è già da riflettere molto, ma soprattutto in territori che sono distanti da noi, ma nemmeno troppo. Ecco. Grazie, scusate se l'ho fatta lunga. Quando abbiamo visto la prima volta il reportage di Sara, è stato veramente toccante vedere ancora oggi nel 2017, anche se là forse il 2017 non è proprio il 2017, vedere come viene trattata una donna, vedere che la reputazione della donna conta pari a sotto zero, è abbastanza avvilente. Tra l'altro domani sono in programma nel nostro territorio diverse iniziative, a partire da domattina a Chiusi ci sarà il camper della polizia, proprio per informare tutte le donne che hanno bisogno di magari notizie utili oppure per sentirsi rassicurate perché ci hanno da denunciare, perché vogliono parlare di qualcosa. Insomma, la polizia domattina con il loro camper è a Chiusi proprio per ascoltare e accoglierle e sensibilizzare ancora di più la cittadinanza a questo tema. Mentre nel pomeriggio a Montepulciano ci sono una serie di eventi. Sì, io andavo a lì e non dico bisogno di leggerli perché sono tanti. Allora, domani pomeriggio nella sala polivalente di ex Faciali a Montepulciano ci sarà un incontro sul fenomeno della violenza contro le donne a cura dello SPCGL Regione Comunale di Montepulciano e dell'AUSER di Montepulciano, e a seguire ci sarà lo spettacolo Finché non capita a te, organizzato dal collettivo Piramide d'Acqua Viva, con dibattito insieme alle rappresentanti del centro Amica Donna. Sempre domani al piccolo teatro degli Orti a Montepulciano, a Binormal, stand up serie comedy contro il femminicidio a cura dell'associazione Arte da Parte. Invece il 28 a San Cassiano de Bagni hanno organizzato un incontro di presentazione del percorso di difesa personale femminile a cura del comune di San Cassiano e ovviamente in collaborazione con il centro pari opportunità. Basta. Quindi tanti lettere per riflettere, diciamo, su che cos'è il femminicidio e come fare fronte a questo problema che avvilisce tutta la nostra realtà. Allora, a questo punto grazie per il vostro patrocinio a questa iniziativa. Grazie a voi per averci dato l'opportunità. Io a questo punto passo la parola al mio collega e socio Alessio Vanini, che entrerà più nel merito del perché abbiamo organizzato questa serata e il perché del titolo e perché abbiamo voluto Filippo e Sara qua questa sera. Grazie con lei. Lo dico con orgoglio, visto che in realtà la direttrice è lei, quindi io non so quale terra. No, strammatizzo un po' perché il tema è fondamentale, sono veramente felice di aver dato un contributo nell'organizzare questa serata e di poter avviare comunque una stagione, spero, di discussione su questi temi, perché noi con l'area della Sera Val di Chiana abbiamo sempre puntato molto sull'importanza del territorio e del localismo. Il localismo però che secondo me non deve essere mai esasperato, anzi assieme a impegno per cercare di capire se verrà fatta una nuova farmacia nella frazione di un comune, del nostro territorio, accanto a questo ci deve essere sempre l'attenzione per i grandi temi che accadono nel mondo, perché poi in realtà è tutto collegato, sembra una frase banale, ma in realtà ogni cosa, ogni
ogni evento, soprattutto così importante a livello internazionale, poi ha delle grosse ripercussioni anche nel nostro territorio, noi siamo nel villaggio globale, quindi la nostra attenzione è sempre stata quella sia al locale che al globale. Passatemi lo slogan per pensare globale e agire locale. Quindi da qui nasce un po' l'idea di questo evento, di raccontare, cercare di capire quello che accade in Siria. È una situazione di guerra civile che dura da molti anni, una situazione che nasce un po' sulla scia della primavera araba, quindi stiamo parlando anche dei primi anni del decennio, e è una situazione dovuta essere risolta. Ovviamente non abbiamo la pretesa né di esaurire l'argomento, ma volevamo raccontare alcune storie utilizzando l'approccio che dicevo prima, perché abbiamo Sara e Filippo, di cui apprezziamo il lavoro e che abbiamo conosciuto, che sono entrambi giornalisti originali di questo territorio, appunto, che però hanno trattato in maniera diversa le tematiche relative alla Siria e che quindi ci possono dare anche la loro esperienza e il loro spaccato. Ovviamente, come dicevo, non abbiamo la pretesa di insegnare niente, anzi abbiamo la speranza di imparare tutti insieme qualcosa, dando ovviamente a loro la parola in maniera diretta. Abbiamo Filippo che ci ha portato il documentario, ne avevamo già parlato in realtà 2 o 3 anni fa, dopo che era stato pubblicato, perché avevano fatto un'iniziativa di crowdfunding per cercare di promuovere e presentarlo in Giappone a un festival internazionale, quindi da lì era nata la promessa che poi riusciremo a proiettarlo anche in Val di Chiana, giustamente, comunque il territorio d'origine. E Sara ugualmente che ha realizzato questo bellissimo reportage, essendo anche lei originaria del territorio, meritava un'attenzione, è già stato presentato ai licei poliziani e ai ragazzi, quindi ci sembrava giusto dare la stessa opportunità anche ai genitori, a tutti questi ragazzi, comunque le generazioni precedenti. Visto che nel frattempo Valentino e Sara stanno organizzando il loro intervento, io inizierei subito a coinvolgere il nostro super ospite di questa sera, Filippo, se ci puoi raccontare brevemente un po', prima della tua esperienza, parlarci un po' del prodotto, ovvero del vostro documentario, del vostro cortometraggio, come nasce e di cosa parla. Buonasera. Allora, il film Young Syrian Lenses nasce nell'estate del 2014. Il mio collega Ruben Lagattola, che adesso in questo momento credo che sia all'Avvenuto, che sta facendo un reportage su, diciamo, i migranti che in questo momento sono ospitati sull'isola, aveva lavorato per diversi anni, diciamo prima del 2014, con una onus di un'associazione non governativa, un'organizzazione non governativa di Roma, che si occupava della formazione professionale nei campi profughi del Kurdistan, nella fattispecie i campi profughi che sono dentro e fuori Erbil, in Iraq. Erbil praticamente è una città in cui all'interno c'è un campo profughi cristiano che adesso, come adesso, credo che ospiti più di 10.000 persone, gestito da personale direttamente coordinato dalla Santa Sede, dal Vaticano. Hanno una struttura che funziona molto bene, hanno le scuole, e il padre Fader Davis, che dirige il campo profughi, era stato a sua volta durante il regime di Saddam Hussein, un volte incarcerato, torturato, insomma, anche lui ha un bel vissuto. Fuori da Erbil, contro 10.000 cristiani, ci sono circa 60-70.000 musulmani che invece vivono al di fuori della città, in campi profughi del UNHCR, in condizioni assolutamente molto più dure rispetto all'organizzazione del campo, gestito per i cristiani che sta dentro la città. L'organizzazione dove lavorava lui si occupava di gestire la formazione sia per quanto riguarda la parte relativa ai cristiani, sia per quanto riguarda i corsi che venivano fatti per tutti i profughi che provenivano sia dall'Iraq che anche dalla Siria.
E proprio durante queste, lui faceva sostanzialmente, documentava come operatore video i corsi che venivano fatti lì, venivano fatti corsi di informatica, di inglese, e sostanzialmente si cerca tuttora, perché comunque il progetto non è finito, va avanti, lui poi ha preso un'altra strada, però si cerca di formare la futura classe dirigente, sia per quanto riguarda il Kurdistan, sia per quanto riguarda quello che purtroppo penso ancora sarà lungi da vedere, cioè la futura classe dirigente siriana. Da lì ha cominciato a raccogliere, perché comunque durante le interviste, durante diciamo, i question time che venivano fatti per capire un po' anche le aspettative di queste persone che si ritrovavano senza più niente, appunto dicendo noi vi offriamo la possibilità di imparare, diciamo, di ripartire un po' da zero, e ovviamente venivano fuori tutte le loro storie, il loro vissuto. E da lì nasce diciamo, la decisione di Ruben di voler arrivare a Firenze. E l'occasione arriva perché un amico nostro di Senigallo, un fotografo di una sessantina di anni, aveva già avuto parecchie esperienze negli anni 70-80 come fixer, cioè praticamente la figura che si occupa di gestire sul territorio gli spostamenti delle troupe forestiere, cioè dei giornalisti che arrivano, che al tempo andavano in Afghanistan appunto facendo l'intermediario con la popolazione locale. E lui aveva conosciuto questo network della Arab News di Aleppo, che praticamente Arab News sarebbe Aleppo News, la televisione locale di Aleppo, tramite appunto altri due viaggi che lui aveva fatto prima, nel 2012 e nel 2013. Poi allora, siccome lui è di Senigallo, Ruben e di Ancona, ci sono incontrati e lui gli ha proposto di entrare in Siria, perché aveva avuto l'appoggio di questi ragazzi del circuito di Arab News. E allora attraverso la Turchia quando entrano in Siria, praticamente a fine aprile del 2014 rimangono ad Aleppo 10 giorni, perché poi non era più possibile, insomma, non c'erano le condizioni di rimanere di più, anche perché loro sono entrati clandestinamente. Comunque nel filmato all'inizio del documentario si vede che comunque le forze militari turche erano presenti di questo quadro che veniva utilizzato per entrare in Siria, e non è che nessuno controllava nessuno, c'era questo flusso di gente, perché comunque, siccome la situazione era già abbondantemente degenerata, molti siriani che vivono lungo il confine vanno in Turchia per trovare cibo, medicine, no? Tutto quello che serve, perciò c'è anche una sorta di sostanzialmente mercato nero, comunque all'epoca ancora corridoio economico più che umanitario, perché poi comunque tutta gente che fa questo di diciamo in completa autosussistenza. Loro riescono ad arrivare ad Aleppo con l'aiuto di questi ragazzi del circuito appunto di questa televisione locale, rimangono 8 giorni in città filmando e intervistando sempre, siccome ne è un po', ma lui non parlavano arabo, dovevano solo fare affidamento su quello che gli raccontavano i ragazzi di Arab News, dicendo questo si può intervistare, questo no, questo lo puoi vedere, questo, cioè, questo lo puoi fotografare, questo no. E rimangono praticamente 8 giorni sotto le bombe. Nel documentario si vede prevalentemente l'attacco, cioè l'attacco col barile che si vede nel documentario, è successo appena sono arrivati, poi per motivi di narrazione del documentario viene messa alla fine. Ruben torna dalla Siria e su Facebook scrive che cercava qualcuno che lo aiutasse, perché lui aveva sempre solo fatto il camera, non aveva esperienza, usando una parola che io non amo usare, regina, di documentari, e io gli rispondo, guarda, mi interessa, perché a me interessava capire quello che stava succedendo, io avevo solo marginalmente approfondito la questione, anche perché poi qui ci sarebbe da parlare molto, insomma, di come viene descritta e di come è stata narrata la guerra civile e tutto quello che succede nel Medio Oriente, e soprattutto un po' il mondo dell'Islam, perché cioè, secondo me c'hanno uno bisognerebbe che almeno da parte mia ho cercato di informarmi in maniera critica, però se uno sta a sentire quello che gli dice un certo tipo di giornalisti o comunque di canali informativi si fa un'idea piuttosto sbagliata di quello che rappresenta l'Islam in questo momento. Comunque, chiusa parentesi, lui inizialmente non mi risponde perché il messaggio praticamente per tutte le mie diciamo abbastanza sconosciute internet viene cestinato, perché quando tu mandi messaggio a uno che lo metto meno su Facebook non è che lo vede immediatamente, viene parcheggiato per una sorta di... e lui se ne accorge tipo 3 mesi dopo. In questi 3 mesi nessuno gli aveva proposto di produrre questo film. Alla fine ci incontriamo a inizio estate,
lui era già tornato da maggio, era tornato, e iniziamo a fare, cioè lui mi dà il materiale, che erano una ventina di ore girato, io comincio con tutta una serie di traduzioni più o meno sommarie, perché poi lui si è fatto aiutare da un traduttore marocchino che lavora nel Tribunale penale di Ancona, e perciò erano tutte traduzioni molto cose burocratiche, nel senso che uno che traduce il verbale, il carabinieri in tribunale, non è che c'ha l'ordinanza di tradurre l'albo parlato in un quartiere della periferia del Rio. Perciò erano tutte cose abbastanza, diciamo, grammaticalmente molto banali, no? Cioè non banali, però scritte in un italiano piuttosto. Poi però abbiamo trovato, tramite un amico mio del Forum Cinema di Milano, che è un'associazione culturale che si occupa di cinema, una ragazza che invece parla arabo, che si è sempre occupata di programmi del Medio Oriente, che appunto si occupa di cinema e che ci ha dato una mano molto importante riportando poi questo, diciamo, questa traduzione in arabo un po' scontato in un italiano, e soprattutto una traduzione più corretta di certi termini, di certe espressioni, perché appunto lei parlava fluentemente l'arabo. E abbiamo fatto praticamente abbiamo iniziato a lavorare al montaggio e a tutta la scrematura del progetto a inizio estate. Praticamente la prima proiezione del film è stata fatta a Cattolica, se non mi ricordo male, a gennaio del 2015, però era ancora una versione che poi è stata ulteriormente tagliata di 5 minuti, credo, nella parte centrale. E poi da lì abbiamo cominciato a... Ruben ha avuto il patrocinio di Amnesty International, semplicemente mandando le revisioni loro ci hanno appoggiato, e il film ha il patrocinio ufficiale di Amnesty International Italia. Infatti poi la prima uscita ufficiale, tra l'altro, è stata fatta a Milano, Sguardi Altrove, che è un festival che è un festival solo per registe donne, che si occupa solo di cinema al femminile, e noi siamo stati ospitati come evento fuori concorso, con l'introduzione di Nuri, la responsabilità di Amnesty International Italia, tuttora, credo. E da lì abbiamo cominciato a fare proiezioni in tutta Italia, ospitati da associazioni culturali, da festival cinematografici, fin quando poi, tramite un altro conterraneo, cioè in fattispecie Michelangelo Severini, che lavora all'Istituto di Cultura Italiana di Tokyo, ho avuto questo contatto con un referente del UNHCR giapponese che organizza il FC Film Festival, che è un festival organizzato dall'UNHCR itinerante, perché c'è a Tokyo, c'è in Germania, credo che ci sia anche in... insomma, un po' in tutto il mondo. E noi gli abbiamo mandato il film in visione, e poi loro ci hanno contattato dicendo che alla fine avevano quasi immediatamente scelto tra quelli che sarebbero stati proiettati. E così poi, in relazione a quello che diceva Alessio, abbiamo fatto questo crowdfunding per pagarci sostanzialmente il viaggio in Giappone. Siamo andati in Giappone, abbiamo fatto la proiezione a Tokyo, c'erano 450 persone, che a Tokyo, loro praticamente in Giappone è una realtà abbastanza particolare, non hanno, per loro questo, il concetto anche solo di immigrazione non ha senso, perché in tutto il Giappone ci sono 60 rifugiati. Tra l'altro noi nella metropolitana abbiamo pure incontrato un punto che siamo diventati subito amici, perché tra le comunità ce ne sono due, i pakistani che lavorano nei supermercati, perché te vai nei supermercati a Tokyo e trovi spesso volentieri i ragazzi pakistani, e poi questa piccola comunità, ma piccola perché sarà 20-25 persone, e una metropolitana di 40 milioni di cubi. E abbiamo fatto questa proiezione che appunto era stata poi ripresa, insomma, anche da parecchie televisioni, diciamo, nazionali giapponesi. Lì abbiamo conosciuto questa giornalista di Nuova Delhi, che si occupava di pubbliche relazioni, insomma, che era un docente universitario che praticamente curava rapporti internazionali geopolitica, però non mi ricordo quello che sia, però era, diciamo, che si dà una ragazza che sta comunque la fa. Lei ci disse: guarda, che potrebbe anche essere interessante organizzare qualcosa. E infatti alla fine ci hanno chiamato a Ponticelli al festival cinematografico organizzato dall'Università di Ponticelli. Tra l'altro, con nostra grande sorpresa, perché comunque noi ci siamo ritrovati poi in una realtà in India molto molto pesante dal punto di vista politico, soprattutto a tutte le direttori universitari che sono praticamente monopoli della sinistra radicale, io dico per fortuna.
non con grande sorpresa ci hanno fatto commentare il film, perché in Italia abbiamo avuto non pochi problemi in parecchie situazioni, appunto da parte di esponenti magari del centro sociale, della sinistra un po' più ortodossa, che non vedevano di buon occhio il film perché parlava della parte non realista verso invece gli Assad, che gode di particolare simpatia per certi aspetti di alcuni ambienti della sinistra italiana. E invece lì ci hanno ospitato e siamo stati 10 giorni, abbiamo fatto anche un workshop con gli studenti, è stata un'esperienza bellissima. Abbiamo girato anche un altro documentario che stavamo lì, perché lavoravamo con la facoltà di giornalismo e io pensavo di andare in India e trovare il paese dove tutti si rilassano e pensano a quanto è bella la natura, invece è un paese che tuttora ha grandissimi problemi sociali che veramente stanno proprio all'orlo di una anche lì situazione esplosiva, che però è calmierata da loro attitudine e dalla concezione della vita che un po' li preserva comunque da decenzione, da finire la situazione con quella che è successa in Siria. E questo è quanto, insomma, noi praticamente il film ha girato per tutto il 2015 e buona parte del 2016, perché noi abbiamo praticamente chiuso l'esperienza con l'ultima uscita in India, che era a febbraio-marzo 2016, e poi da lì abbiamo fatto qualche altro festival, tra cui c'era stato il Festival del Cinema Indipendente di Roma e altri passaggi dal Clorofilla da Film Festival a Grosseto e in altri contesti. Adesso purtroppo il nostro documentario che è una sorta di fotografia del passato, perché le persone che vedete nel film molto probabilmente, se ce l'hanno fatta, sono andate via o se no sono morte. Perché comunque, come sapete, poi fino a lì poi è caduto, c'è stata quella terribile evacuazione con gli autobus verdi, che con cui hanno portato via gli ultimi abitanti civili. Io l'ho seguita un po' in diretta attraverso il video dei ragazzi che c'era nel documentario, che tuttora credo che sia stata Turchia da Siria, che ha aspettato fino all'ultimo e poi alla fine è riuscito a andare via con uno degli ultimi autobus, con la paura poi di essere fermato e poi giustiziato sul posto dai soldati o russi oppure quelli del regime, perché comunque non è che stavano a chiedere se tu avevi fatto parte del vento oppure no, se avevi sparato, se avevi semplicemente fatto le fotografie come lui. Infatti mi ricordo che dai clienti si capiva che era abbastanza una situazione abbastanza tesa, però alla fine ce l'ha fatta. Credo che adesso lui sia in Turchia, credo che abbia anche una bambina, un figlio che ha fatto piccolino, è nato da poco, e gli altri ragazzi, uno il protagonista dei protagonisti è in Olanda, è riuscito a scappare dalla Siria, e invece un altro ragazzo che si è riferito nel film, lui da quello che ha raccontato a lui, perché poi lui l'ha raggiunto questo ragazzo in Olanda, sembra che nell'ultima parte del conflitto abbia deciso di unirsi alle truppe jihadiste, alle falangi dell'ISIS ad Aleppo. Infatti agli altri ragazzi del gruppo gli ha toccato scappare, perché lui una volta che entrava con quelli altri ha detto o più unite a noi oppure vi facciamo. Cioè anche se erano amici, se erano stati nello stesso gruppo di praticamente giornalisti, una volta che questo è entrato nel circuito un po' dello Stato Islamico, gli ha subito dato l'out-out, o più unite con noi oppure se dovete andare via, perché altrimenti... Questo è quanto, insomma, però ci tengo a dire che questo documentario è nato senza nessun budget, perché noi non abbiamo mai avuto nessun budget con cui lavorare, è stato fatto a totale volontariato. Da parte mia c'era la volontà di confrontarmi con una storia di questo tipo e soprattutto proprio come autore cercare di capire la maniera migliore e più efficace di raccontare soprattutto la società civile di Aleppo in quel mese di maggio del 2014, perché quello che vedete nel film è sostanzialmente un gruppo di persone che cerca di auto-organizzarsi, che c'è per esempio il presidente del consiglio comunale, che avevano tentato di stabilire una pseudo-normalità, quello che poteva essere normale nella vita quotidiana, una città che era sotto assedio. Purtroppo poi non è andata come pensavano loro, per tutta una serie di motivi, perché comunque c'hanno anche loro le loro responsabilità. Questo va detto per essere onesti, almeno io non sono assolutamente
l'idea di dover sposare per forza una causa o una fazione, comunque dire loro sono sicuramente dalla parte giusta, perché comunque non, cioè, ci sono anche delle, secondo me, insomma, delle responsabilità da parte di chi voleva appunto ristabilire una certa la democrazia contro, cioè, buttando giù il regime di Bashar al-Assad, che poi diciamo, alla fine il risultato è stato che il fronte dell'esercito libico si è frammentato in non so quante gruppuscoli, piccoli battaglioni che non sono stati, secondo me, capaci di fare corpo unico, hanno lasciato spazio hanno lasciato che, diciamo, il fondamentalismo islamico si infiltrasse e fondamentalmente dividesse la popolazione, perché poi dai racconti che ha fatto Google e poi anche attraverso altri, diciamo, reportage, perché poi lui, quando abbiamo cominciato, quando abbiamo cominciato a lavorare al documentario, lui ha continuato a fare questo lavoro di supporto ai corsi di formazione e ha continuato appunto a raccogliere anche altre testimonianze, tipo io avevo andato a montare un servizio che poi non si è fatto più niente del danno dell'inaugurazione della chiesa caldea in una, diciamo, nel Kurdistan di Iracheno, in pieno casino in Siria, nel Kurdistan vedevi contemporaneamente cattolici, musulmani e curdi che tutti insieme celebravano l'apertura della chiesa con il vescovo diciamo della curia in quella regione lì, oppure racconti dei primi sfollati in Mosul. C'era, mi ricordo, un'intervista di questa donna che era stata buttata fuori di casa appunto dall'iniziale dell'ISIS, arriva nel campo profughi dopo una settimana, diceva io però anche devo tornare a casa a prendere roba perché non l'aveva accettata sta roba, e lei è tornata da sola in macchina a Mosul a riprendersi le cose, e nell'intervista raccontava che quando è arrivata lì questi gli hanno detto c'hai 24 ore per togliere tutto se no ti ammazziamo, però lei non capiva perché la maggior parte di questi miliziani che erano lì non parlavano altro, perché erano russi, erano comunque non erano altri, guardava e aveva delle difficoltà a farsi capire perché non riusciva a fargli capire che lei voleva solo prendersi le sue cose, mettere tutto quello che poteva in macchina e tornare purtroppo nel campo profugo. Poi dopo Mosul è stata liberata prima di Raqqa, però ecco, questo a me mi ha sorpreso anche a lui, perché questo diceva io non capivo quello che diceva, io cercavo di avere una mediazione per riprendere quello che era mio, ma questi, molti di loro non capivano l'altro. Questo volevo dire, no, una cosa per questo. Hai esposto, secondo me, anche quanto sia poi complessa in realtà la situazione, sì, cioè, è poi molto difficile. Cioè, io parlo perché, siccome sapevo che dovevo fare questo lavoro, l'abbiamo fatto insieme. Ovviamente anche lui ha l'esperienza sul campo come cameraman, però sia io che lui non è che siamo esperti di geopolitica, però attraverso altri colleghi con cui abbiamo avuto a che fare, attraverso gli analisi che comunque sappiamo che sono abbastanza affidati su internet, riesce a farti un tuo punto di vista. Insomma, poi io per esempio ora come giornalista mi occupo di tutt'altro, perché continuo a fare documentari, continuo a fare reportage, però non è che mi occupo Medio Oriente o politica internazionale. Comunque tu abbiamo comunque dato una tempistica a questo documentario che vedremo dopo, che è maggio 2014. Successivamente arriva il lavoro di Sara che appunto facciamo presentare da Valentina. Allora sì, c'è da dire anche che a Natale del 2016 Aleppo è stata liberata. Cioè sì, è stata liberata. Cioè, diciamo che è stata segnata una nuova tappa per questo popolo, che è quello praticamente della speranza, quindi della ricostruzione in qualche modo. Sì, però cioè, non lo so, io penso che sarà molto difficile, perché tu adesso come fai a convincere i curdi che non hanno diritto a vivere nel loro paese? Cioè, secondo me sì, molto. Perché i curdi si fanno fotografie sulle piazze distrutte con la gigantografia di Öcalan, non è che ci sia proprio, diciamo, quel senso di, come dire, di comunità. Assolutamente no. Ecco, quindi, cioè, Aleppo non è una città curda. No, io infatti parlo della Rojava. Esatto, quindi diciamo che
parlavamo di curdi. I curdi hanno contribuito notevolmente alla liberazione di una vasta area, l'abbiamo visto appunto soprattutto in tempi recenti grazie anche al supporto logistico e anche economico appunto degli Stati Uniti, però è un popolo che ha fatto tantissimo, ma si fa fotografia appunto nelle piazze distrutte, con piazze distrutte di città che non sono curde ma sono arabe, con le gigantografie dei loro leader, insomma, di Ocalan, che tuttora appunto è imprigionato. Quindi diciamo che risolto un problema, c'è subito spazio per un altro problema, probabilmente anche più grande. Quindi è vero che ci sono tante aree libere, però manca, diciamo, il senso di comunità e di coesione che magari si vede in altre aree, come potrebbe essere il Kurdistan fino a poco tempo fa, anzi direi il Kurdistan prima dell'ISIS, prima della guerra dell'ISIS. Rimaniamo però proprio sull'ISIS, perché il fratello diamo anche il benvenuto, perché so che sei arrivata da Roma in tempi brevissimi, senza cena, quindi grazie ancora di più per questo tuo intervento. Tu sarai vinto quest'anno un premio giornalista del Mediterraneo proprio per questo tuo lavoro pubblicato sull'Espresso, per Rapite dall'ISIS, che parla in qualche modo della tratta delle donne scambiate appunto come merce, come oggetto per finanziare il califfato. Allora, raccontaci come sei arrivata a parlare, a prendere tutte le informazioni necessarie per il tuo reportage, e perché hai deciso di parlare, raccontare di questo aspetto. Allora, intanto grazie a voi per essere qui stasera, grazie agli organizzatori, grazie a te Valentina, grazie ad Alessio, veramente grazie, perché fa sempre piacere parlare di questo argomento, perché è un tema che in realtà si parla di violenza sulle donne, è un caso estremo questo a cui, appunto, del quale vi parlerò, però è un problema che riguarda tutte noi, riguarda tutti noi, quindi ci tengo sempre molto a raccontare come è nata appunto questa inchiesta, e lo faccio appunto anche stasera con voi. Qui parliamo di un popolo, di una minoranza della quale nessuno sapeva nulla fino all'attacco dell'ISIS nel 2014, quindi esattamente il periodo di cui appunto vi parlava Filippo. Si tratta appunto degli Yazidi, che è un popolo che ha caratterizzato, diciamo, da una religione, cioè un popolo dove il cui tratto più significativo appunto è una religione molto, molto particolare, una religione sincretica che prende, cioè, tutta una serie di elementi dalle religioni che conosciamo, appunto l'Islam, ma anche il cristianesimo e altre religioni autoctone. Questa minoranza è stata attaccata nella prima settimana dell'agosto del 2014 con un attacco studiatissimo a Tenaglia su tre fronti. Il 26 giugno del 2014 al-Baghdadi proclama il califfato nella moschea di Mosul, che avete visto poi è stata distrutta poco prima della caduta appunto della città. Da quel momento in poi inizia un'espansione praticamente inarrestabile nella parte irachena. La capitale dell'ISIS si trova a Raqqa, quindi in Siria, ma come sapete il grande sogno era quello di costruire una sorta di impero che andasse appunto unisse la Siria e l'Iraq, come era appunto nell'antico progetto come è stato appunto nell'epoca degli Abbasidi, quindi si tratta veramente di millenni prima, possiamo dire. In quell'occasione i villaggi di tutta l'area di Sinjar e di parte della piana di Nineveh vengono attaccati appunto dagli uomini del califfato in una maniera molto, molto strategica. Arrivano nei villaggi, la prima cosa che fanno è separare gli uomini dalle donne, separare ulteriormente le donne dalle ragazze, dalle bambine rispetto alle donne più anziane. Quelle anziane e quelle incinte vengono subito uccise sul posto, le altre vengono minimamente classificate e generalmente venivano portate nelle scuole di questi villaggi. Sono state ritrovate, forse meno, ma una quarantina di fosse comuni in cui ci sono le donne più anziane, ma anche molti uomini, gli anziani appunto di questi villaggi.
Nel giro di una settimana queste donne vengono caricate in autobus e vengono portate nelle città che sono su modo logistico appunto del califfato, per quanto riguarda l'Iraq in particolar modo a Mosul e poi a Talafa. A quel punto inizia il vero e proprio mercato. Perché si fa questa cosa? Si parla di rapimenti che si aggirano su cifre di 6.000 persone. La metà di queste persone sono tornate, 2.000 di queste persone sono donne, hanno raccontato delle cose veramente atroci. Nel momento in cui queste donne vengono portate appunto in questi snodi logistici del califfato, iniziano dei mercati, iniziano delle aste, vengono destinate appunto in parte ai soldati, quindi distribuite in caserme, in centri di riferimento appunto per combattimenti dove vengono stoccate delle armi, e le altre vengono spedite a Raqqa, nelle città principali della Siria, per essere destinate appunto agli emiri, e quindi il personaggio più di rilievo, diciamo, all'interno della gerarchia politico-amministrativa, diciamo, del califfato. Lo fa essenzialmente questo per due ragioni. Uno, perché con l'idea della schiavitù sessuale poteva attirare in maniera più agevole tutta una serie di combattenti stranieri. Se voi immaginate, pensate un po' agli identikit del combattente straniero. Si tratta spesso di un avventuriero che spesso ha una giovane età, che spesso non è perfettamente proprio inserito nel contesto sociale nel quale vive e che a un certo punto viene agganciato, spesso tramite i social, indottrinato in mesi di chat, confronti e conversazioni e poi convinto ad arrivare appunto nei fronti siriani e iracheni. Anche con questa idea, con questa finta religione che prevede appunto la schiavitù sessuale di donne, di ragazze, spesso anche di bambine, che non appartenenti alla religione musulmana possono essere utilizzate, possono essere viste come una sorta di bottino di guerra. L'altro è perché spesso la schiavitù sessuale e lo stupro è considerato appunto come una vera e propria arma in tutte le guerre, pensateci, in tutte le guerre del mondo, immagino il Kosovo, molti conflitti africani e abbiamo visto appunto adesso con il califfato. Da ricordare che il califfato, diciamo, si costruisce, lo dico in maniera molto semplice, si costruisce una sorta di teologia, una sorta di religione propria, che spesso non ha nulla a che vedere con i precetti del Corano, tantomeno con il sunnismo, con la corrente sciita appunto dell'Islam, ma strumentalizza tutta una serie di principi e di precetti proprio per giustificare in qualche modo le azioni appunto che compiva appunto sul territorio che compiva in guerra. Tra queste rientra appunto anche questa pratica, cioè di rendere schiave uomini e donne, però in questo caso appunto donne, proprio perché sono considerate degli oggetti, diciamo. Anzi, sono uscite addirittura dei manuali e uno viene trovato dall'esercito americano, poi tradotto chiaramente dall'arabo, in cui si raccomandava, diciamo, come comportarsi appunto con queste schiave, ma anche in maniera molto, molto tecnica. Non mi dilungo appunto sui particolari perché è veramente qualcosa di atroce. Io faccio il mio primo viaggio in Iraq nel 2015, ad un anno esatto dall'attacco dell'ISIS in questi villaggi veramente completamente distrutti. La prima casa che io ho visitato è stata a Gobal, sulla piana di Sinjar, sotto la montagna appunto di Sinjar, in arabo, che sta al confine con la Siria, quindi tra Siria, perché c'è questa sorta di grande bastimento lunghissimo, alto, che è considerata una montagna sacra appunto per questa minoranza, per gli yazidi. Sotto ci sono tutta una serie di villaggi, tra cui uno dei templi, un villaggio che è sotto accanto ad uno dei templi più antichi appunto, che sarà nel 200, che è Shafalim. Sono arrivata a Gobal, visito subito una di queste abitazioni, era impressionante perché aveva il soffitto completamente sciolto, perché era di plastica, perché gli uomini dell'ISIS arrivando avevano subito lanciato del fuoco sul tetto e quindi si era sciolto completamente tutto, era veramente impressionante, le pareti tutte nere e sul pavimento c'erano ancora i piatti e delle pentole,
con le forchette infilzate su quello che rimaneva di un cibo che appunto non era più identificato, insomma. Quindi c'erano ciabatte, c'erano pezzi di vestito, si capiva che lì c'era stato qualcuno che improvvisamente era stato costretto a scappare. Incontrando poi delle donne che erano riuscite a scappare da quella situazione, appunto mi sono proprio ricreata appunto quella scena in qualche modo. E appunto tramite loro siamo riusciti a ricostruire tutta una serie di situazioni che si stavano verificando, che si erano verificate appunto l'anno precedente. Vi dicevo, villaggi completamente distrutti, famiglie completamente azzerate, e tutte quelle che io ho incontrato che poi erano riuscite a fuggire, appunto si trovavano nei campi profughi del Kurdistan iracheno, che ricordatevi siamo nella parte nord appunto dell'Iraq, dove c'è questa regione semi-autonoma che recentemente ha tentato di diventare indipendente, ma non ce l'ha fatta, diciamo, per forti pressioni politiche da parte dei paesi limitrofi. Quindi le persone, le famiglie che erano riuscite a scappare da questo attacco si sono rifugiate nei campi profughi, dove tuttora vivono, peraltro, quindi ormai sono passati 3 anni. Avevano una figlia, la moglie, una sorella, qualcuno che non era più tornato e del quale non sapevano più nulla. E sono appunto queste donne che erano state rapite e destinate al mercato delle schiave. In questo primo viaggio ho visitato insomma questi villaggi. Dopodiché, lavorando su questo aspetto, su dove fossero finite e come vivessero queste donne, abbiamo iniziato con i colleghi dell'Espresso, diciamo, un'inchiesta proprio per capire come funzionava questo tipo di mercato. I mercati all'inizio erano di natura fisica, cioè c'erano grandi hotel, immaginatevi Mosul, con questi hotel che erano anche molto belli, perché Mosul è una città universitaria dove era molto forte la dimensione culturale, si facevano concerti, era molto viva, e c'erano quindi queste grandi sale per eventi, grandissimi hotel, e in queste sedi venivano organizzati appunto questi mercati, ovvero le donne completamente velate e nascoste avevano un cartellino con un numero e se le giocavano all'asta, quindi veniva presentata una spesso con i figli, perché molte di queste appunto erano state rapite con i loro figli, e iniziava l'asta, quindi l'offerente che appunto riusciva ad arrivare alla cifra più alta se la giudicava e se la portava via. Con gli attacchi della coalizione, quindi con l'avanzare dell'offensiva appunto della coalizione internazionale, ma anche con quella di Peshmerga, i mercati fisici erano diventati pericolosi. Quindi che cosa è successo? Si sono trasferiti nel mondo di internet, quindi sono passati alla direzione online. E lì per noi il problema è stato di non riuscire più a costruire dei racconti attraverso le persone, le donne, le ragazze che venivano liberate, che riuscivano a scappare, proprio perché non avveniva più nulla di tutto questo, e quindi abbiamo dovuto mettere in pratica praticamente un'operazione di intelligence online attraverso i social media intelligence si chiama, per riuscire a capire come questo mercato avveniva. All'inizio le cifre destinate per l'acquisto di queste donne erano anche piccole, perché solo i combattenti potevano permettersele comprandole. In altri casi spesso venivano regalate quando appunto si tratta di emiri o di personaggi più di rilievo, generali e quant'altro. Le cifre che abbiamo scoperto noi nell'ultima fase di questo mercato erano diventate altissime, quindi siamo passati dall'inizio del 2014 a un centinaio di dollari a stare alti, a 12.000 dollari per ragazzi che avevano intorno a 20 anni o poco più. Io una sera ho cominciato a ricevere tramite dei contatti, avevo usato Telegram perché le chat e i canali segreti in cui venivano vendute queste ragazze, sempre con la modalità dell'asta, erano appunto su Telegram e su WhatsApp. Una sera, indagando su queste cose, qui si tratta però dello scorso anno, l'inchiesta è nella sua lavorazione, diciamo, ha interessato un 3 mesi in tutto, ho cominciato a ricevere delle fotografie, ce n'è una terrificante che vediamo adesso con Valentina, che è questa qui.
Noi abbiamo coperto gli occhi. E secondo voi quanti anni ha questa ragazza, questa bambina? Avrà un 12-13 anni. Quindi vedete la posa? C'ha questa spalla finto sensuale scoperta, molto, si vede che non sta bene, è bianca, è smunta. Io non vi faccio vedere gli occhi perché è una cosa terrificante. Questa è una delle fotografie che venivano utilizzate per la vendita dal punto di queste ragazze. Vedete un atteggiamento un po' così, la banana sulla bandiera dell'ISIS, abiti occidentali. Questo perché, per come dire, invogliare ancora di più il compratore, diciamo, ad acquistare una ragazza comunque, come dire, moderna o occidentale. Però ricordiamoci che è una minorenne a 13 anni circa. Queste fotografie, insieme a tutte le altre, io ho cominciato a ricevere di notte, perché mi arrivavano tramite un infiltrato che noi avevamo dentro una chat di Telegram. Era una piccola chat che era stata aperta nel luglio e ad agosto era stata, quindi si parla dello scorso anno, in cui sono state vendute tipo una decina di queste ragazze a prezzi altissimi, e il nostro infiltrato che è riuscito ad entrare ha cominciato a inviarci a scaglioni durante la notte, insomma quando poteva, queste fotografie. Questo qui è il video, sì, questo è il video che io ho fatto una, esatto. E ci siamo resi conto di come chi gestiva questa chat avesse fatto, come dire, un salto di qualità, perché truccavano le ragazze, le vestivano all'occidentale. Ci sono anche alcune famiglie proprio, ci sono delle mamme con dei bambini, e abbiamo capito, truccate quindi proprio con rossetti, cose che per questa minoranza non esiste, giusto il giorno del matrimonio. E abbiamo capito il motivo: queste ragazze praticamente venivano vendute in questo modo per aumentarne il prezzo. Vi ricordo che sono persone che hanno vissuto una schiavitù e spesso sono passate di padrone in padrone per 2 anni. Ne possono avere avuto uno come 15, perché spesso venivano, perché adesso di queste 3.000 che sono scomparse non si sa nulla, perché non c'è stato un grande ritorno e non sappiamo dove siano in realtà. Spesso venivano regalate proprio come regalo di compleanno, ad esempio, oppure in occasione di qualche evento speciale. Le ragazze, quando noi abbiamo avuto queste fotografie, erano state tutte vendute. Noi abbiamo anche provato, diciamo, a fare un finto acquisto per fare in modo di, come dire, di liberarle. Le foto poi noi le abbiamo segnalate, sono state inviate appunto a servizi e polizia internazionale proprio per riuscire a identificarli, per trovarli. Non è stato possibile. E ci siamo anche posti ed espresso il dubbio: pubblichiamo queste foto, le teniamo così, non le mettiamo, che cosa facciamo? Perché il rischio era comunque di metterle ulteriormente in pericolo. Purtroppo siamo arrivati tardi, quando le abbiamo avute noi erano disperse, nel senso che non si sapeva esattamente da chi fossero state comprate e dove esattamente fossero. Questa indagine ci ha permesso poi di capire l'utilizzo dei social per queste pratiche, ma anche per altre, come ad esempio l'acquisto di armi. I canali di Telegram funzionano, lo sapete, sicuramente userete questo sistema di messaggistica istantanea, permettono in alcuni casi anche un certo anonimato. Per quanto riguarda ad esempio certi canali, in particolar modo certi gruppi, è impossibile entrare se non si viene identificati, se non si viene proprio invitati. Quindi era molto difficile, insomma, avere accesso. In più Telegram ha messo anche una opzione in più, che è quella appunto di generare l'autodistruzione dei messaggi. Quindi si può cancellare il messaggio stabilendo un tempo da 6 a 12 secondi. Quindi tante comunicazioni appunto avvengono in quel modo, e poi è praticamente impossibile, neanche perché non rimane traccia nei server, quindi è praticamente impossibile appunto avere tutta una serie di dati. Noi abbiamo interpellato anche il fondatore di Telegram, che è Pavel Turov, che è un trentenne che non sapeva esattamente dove viveva, peraltro, perché diciamo un po' ricercato dai servizi russi.
e anche dai servizi di Mezzo Mondo, perché gestisce appunto un'app che, come dire, è costruita in modo tale che tutti i contenuti che transitano appunto in essa non possono essere identificati, non solo perché sono protetti da una crittografia che è chiamata in termini tecnico end-to-end, cioè i due telefoni che ricevono il ricevono il messaggio hanno rispettivamente le chiavi che combaciano perfettamente e che quindi non permettono a nessun altro di intercettare quell'invio di contenuti. Quindi neanche non rimane traccia nei server e neanche loro sono in grado di capire che cosa viene scambiato in quella chat. Questo vale anche per gli allegati, immaginatevi. In più ha fatto in modo che i server fossero collocati in più parti del mondo, di modo che in caso di reato, diciamo la polizia, immaginatevi gli inquirenti, devono mettere in accordo paesi in cui ci sono giurisprudenze, legislature, governi, leggi totalmente diverse, spesso di assicuri inconciliabili. In questo modo passa il tempo e diciamo il reato, come dire, come si dice in Italia, viene prescritto. Quindi questo è. E interpellato, qua Ventura dice: non è vero, noi praticamente chiudiamo questi canali perché appunto sono utilizzati molto dai terroristi per questi traffici, questo e anche altri. Però noi siamo anarchici, abbiamo la libertà, cioè il nostro principio è quello in base al quale chiunque utilizza il nostro servizio di messaggistica deve essere in grado appunto di fare quello che vuole. Quindi il principio ci può anche piacere, però quando appunto viene utilizzato in questi termini la situazione non è esattamente piacevole. Quindi e siamo riusciti appunto tramite questa inchiesta a fotografare esattamente che cosa succedeva appunto a queste donne, come venivano vendute, come funzionava il mercato delle schiave e di capire anche tutta una serie di difficoltà appunto dell'ISIS in quel momento. Non aveva soldi, cominciava ad avere seri problemi, i bombardamenti devastavano i centri principali della città dove avvenivano questi ed altri mercati. E la paga in quel periodo era ridotta a 34 dollari al mese, quindi immaginatevi. Quindi chi aveva queste ragazze cominciava a venderle addirittura alle famiglie, perché alcune di queste foto sono state spedite anche direttamente alle famiglie di queste ragazze per fare in modo che le riacquistassero a un prezzo ancora più elevato. Quindi immaginatevi i genitori, i mariti spesso, i fidanzati di queste ragazze che ricevevano queste fotografie tramite tutta una serie di contatti e di intermediari a quali veniva chiesto magari 50.000 dollari. Questi vivono nei campi profughi, non hanno più nulla perché i villaggi stanno già completamente distrutti e quindi immaginatevi veramente la disperazione assoluta. Per tamponare, per rimediare a questo fenomeno che ha avuto dei contorni in un certo periodo incredibili, il governo regionale del Kurdistan ha attivato un ufficio speciale in cui riusciva a monitorare i ritorni di queste ragazze, le liberazioni di queste ragazze tramite riscatto e a gestire alcune di queste liberazioni. Dopo poco ha chiuso questo ufficio perché era un po' fasullo in realtà, il governo del Kurdistan non è molto, è un po' corrotto diciamo, e quindi non serve diciamo che quello che si prefigge, come dire, va a buon fine insomma. Allora gli yazidi si sono organizzati una sorta di sistema di recupero di queste ragazze che avveniva tramite segnalazione. Chiaramente i passatori, diciamo così perché alla fine questo facevano, traghettavano merci, persone, denaro, qualsiasi cosa, dall'Iraq alla Siria forti di contatti precedenti appunto che avevano molti di questi passatori appunto gli yazidi, spesso della città di Sinjar o di Erbil, e sono quelli famosi, sono tre soprattutto, tra cui c'è anche una donna, magari avevano avuto dei lavori precedenti prima appunto dell'arrivo appunto dei terroristi, rapporti che implicavano commerci, insomma attività commerciali, di import, export, di qualsiasi cosa. Mantenuti questi rapporti riuscivano a mettersi in contatto con tutta una serie di persone, addirittura nei quartieri, nei singole case appunto,
appunto della Siria, magari in questo caso, quindi immaginate di Raqqa oppure le zone più vicine al confine con Sinjar, quindi con l'Iraq. Io ho incontrato Abu Shuja, che è uno di quelli più famosi, e ci ha rilasciato un'intervista in cui ci spiega appunto come funzionava intanto l'asta, ma soprattutto ci ha spiegato come riusciva a liberare queste ragazze. I soldi arrivavano, come dire, la gestione logistica e il trasporto arrivavano spesso da collette, immaginatevi nei campi profughi, oppure da piccole donazioni, oppure spesso lui anche metteva dei soldi e mi ha detto appunto che il tutto gli è costato anche cifre insomma abbastanza elevate. L'ultima volta mi parlava di $50,000 che appunto non aveva più perché ci metteva insomma anche del suo appunto per portarle via. Soldi che spesso vanno anche agli informatori, vanno anche a qualcuno appunto dell'ISIS che magari complice appunto le liberava, faceva in modo che scappassero senza essere viste, però non cambia chiaramente di soldi. E appunto a Mushu già incontrato ci ha raccontato un po' come funzionavano queste aste e noi abbiamo raccolto appunto volentierissimo questa testimonianza proprio perché era forte, più che forte era diciamo un po' un pezzo della storia appunto del suo popolo. Poi dopo lo vedremo appunto questo video. Questa inchiesta sì, ha colpito molto proprio perché intanto parlava di donne, parlava di una minoranza totalmente sconosciuta. Il Papa è stato il primo a dire nel 2014 durante un Angelus, mi sembra, disse: ragazzi, sta succedendo qualche situazione insomma da quelle parti, su quella montagna. E poi ne parlò Obama poco dopo e tra l'altro un noto giornalista americano sorvolò per primo la zona di Sinjar in cui appunto si vedeva che scappavano appunto verso la montagna queste famiglie, soprattutto con un sacco di bambini anziani che appunto si fuggivano in quelle ore all'attacco dell'ISIS. Nel secondo viaggio invece che ho potuto fare ho incontrato intanto alcune di queste donne che erano riuscite a scappare di nuovo e ci siamo poi occupati di un altro argomento al quale io in realtà lavoravo dall'anno precedente e che è appunto la tratta degli organi. La guerra in Siria e in Iraq ha generato un fenomeno di cui si è parlato pochissimo ma che in realtà ci riguarda ancora più da vicino proprio perché riguarda chi da noi ha paura di morire, ovvero delle persone che hanno bisogno di un rene spesso, di un altro organo col quale appunto possono salvarsi. Loro disperati hanno anche loro paura di morire, ma scappano appunto da una guerra. Quindi quello che possono fare per sopravvivere in quel caso è vendere un pezzo di sé. E come abbiamo scritto appunto nell'altra inchiesta che appunto si occupa di questo argomento, questo è l'unico caso, l'unica tratta in cui si è disperati in due: chi vende appunto per non morire magari ricco qui da noi e chi vende per sopravvivere poverissimo lì da quelle parti. E abbiamo individuato due hub diversi, la Turchia e l'Egitto, in cui avvengono appunto queste pratiche. E in quel caso abbiamo raccolto la testimonianza di un ragazzo al quale era stato direttamente rubato, quindi non l'ha venduto, non ha neanche preso soldi. È un soldato, appunto, peshmerga, un soldato iracheno di Soleimania, e dopo appunto un attacco kamikaze nel quale era rimasto ferito, è stato ricoverato a lungo, prima in Kurdistan, e poi è stato inviato in una clinica di Ankara in Turchia. Ha subito 6 operazioni, durante una di queste il rene è stato tolto senza nessun motivo. Quella è una clinica di cui noi appunto abbiamo nome, indirizzo, direttore generale, nomi di tutti i medici e gli infermieri, in cui peraltro venivano ricoverati membri dell'ISIS che erano feriti. Quindi anche la Turchia, sappiamo bene che non è un posto particolarmente piacevole, insomma.
anzi lui stesso racconta che all'inizio avevano tutti paura di lui perché era molto sfatto, diciamo, uso un termine volgare che però rende l'idea, perché era totalmente devastato, e poi lo vedremo. E aveva questa barbona nera, l'avevano scambiato per un soldato dell'ISIS, quindi avevano tutti paura di lui. Una volta capito, una volta realizzato che in realtà era addirittura finanziato dal governo regionale del Kurdistan, questi hanno fatto un mezzo accordo tra sé, hanno venduto questo re, che era sano, un ragazzo di 30 anni, quindi è proprio la vittima ideale. E a un certo punto, durante una di queste operazioni, senza alcun motivo, gliel'hanno portato via. Quindi chissà chi è andato, sicuramente un qualche occidentale che ha fatto questo viaggio della speranza da quelle parti. Anche perché ricordiamoci che sia in Egitto che in Turchia va moltissimo il turismo sanitario, quindi non si va solo per fare il trapianto di capelli oppure l'intervento di rinoplastica, ma si va anche per questo genere di situazioni. L'inchiesta sul traffico di organi che tocca appunto la guerra in Siria e in Iraq, anche perché diciamo che la materia prima viene da lì, viene dai profughi, ci ha impegnato per un anno e anche lì abbiamo viaggiato molto anche noi per trovare le storie, perché immaginatevi una reticenza assoluta, insomma, su questa pratica, specialmente da parte delle vittime, chiaramente. E ci è costato veramente tanto, insomma lavorarci. Lui l'ho incontrato in Germania e stava andando a curarsi in Polonia grazie a una ONG israeliana che gli finanziava, diciamo, le cure, perché diciamo che era stato un po' ricuscito in maniera subdola. Poi vedrete in che condizioni si trova, soprattutto vedrete il taglio che appunto all'altezza delle vene sulla parte destra. È importante che si parli non tanto di guerra, perché è giusto parlare di quello che succede, come diceva appunto il mio collega, non sempre se ne parla in maniera giusta, pulita, non schierata, specialmente in Italia. Poi ricordiamoci anche che in Italia la pagina degli esteri sta a pagina 79 e non la legge nessuno, a meno che non ci sia un grande attacco terroristico che riguarda magari l'Occidente, allora sì, allora si fa anche un piccolo quadro di quello che è la situazione laggiù, se no non frega niente a nessuno. Dicevo, la guerra, è anche importante parlare, diciamo, di quello che c'è dietro, dietro la trincea, dietro il fronte, e parlare appunto di queste storie, perché non sono lontane da noi, perché ci riguardano. Nel caso del Rene, uno di noi può andare, decidere di andare in Turchia e farlo, e poi vedrete che si può fare, perché abbiamo simulato una telefonata con un venditore, con un numero trovato su Facebook peraltro, perché si acquistano sui social adesso, i broker lavorano sui social. E è importante parlare di queste donne, di cui appunto al momento, nonostante l'ISIS sia tecnicamente scomparso, non si sa più nulla. Alcune sono integrate in un mondo che non è il loro, appunto entrando in queste famiglie che le hanno prima rapite, schiavizzate, poi comunque trattenute, e altre appunto sicuramente sono morte, non ci sono più. Perché ci riguarda, perché non è un fatto che succede lontano da noi, in realtà l'Iraq non è lontano, la Siria non è lontana, fa parte della nostra storia, fa parte della nostra cultura in realtà, perché l'Islam, tra l'altro, che ci raccontano, che spesso leggete, non è quello che è nella realtà. L'Islam è fatto di persone che soffrono per quello veramente che è successo. Vi faccio un ultimo esempio. Durante il primo viaggio appunto in Iraq mi sono trovata in una circostanza assurda, che effettivamente era strana, torna anche poco, però era reale. Era un venerdì e ci siamo trovati io e altre persone. Io sono stata nel primo viaggio ospite proprio a casa di una famiglia di asilo, che sono con loro una ventina di giorni, dormendo proprio nel tappeto, nel divano, dove capitava con altre ragazze che erano scappate dalla montagna di Sinjar, che erano ospite in casa dei parenti. Quindi in questa occasione, durante questo pranzo a cui loro erano stati invitati, sono andata con i genitori, sono andata anch'io. Era una casa sunnita a Kanke, che è una città al confine con la Turchia, quindi sempre nella parte nord del Kurdistan. Quel giorno era importante perché praticamente si decideva
al fidanzamento di una ragazza sunnita di questa casa con un altro ragazzo che non era sunnita, ma che veniva, era amico, veniva dalla comunità yazida. Quindi una cosa anche molto strana, molto particolare, proprio perché gli yazidi non sono un popolo che si fidanza o si sposa o si mescola con altre religioni. Quindi è una circostanza veramente assurda. Il padre della sposa non voleva che ci fosse questo fidanzamento e poi questo matrimonio. Questa famiglia yazidi è andata portando altri amici, appunto sunniti, quindi musulmani, e sono andati tutti a pranzo. Le donne separate, noi in una stanza, loro dall'altra. E così ho potuto parlare, insomma, con queste donne che, appunto, scomparsi da ogni stanza, si sono tolte il velo e abbiamo mangiato, riso, bevuto, sono state molto bene. Al termine del pranzo, quindi dopo 2 ore e mezzo, hanno aperto la porta agli altri che stavano dall'altra parte e sono usciti praticamente gattonando, che stavano tutti ubriachi, e alla fine, tanto l'alcol, no, le musulmani, queste cose, no, stavano tutti ubriachi, tutti insieme, tutti amici, e alla fine cosa è successo? Che hanno fatto il fidanzamento. Quindi grandissima festa, c'era questa ragazza con noi tutta emozionata per questo motivo, e quindi insomma devo dire è stato bello. Quindi per dire che le divisioni, la religione, le divisioni tribali, perché questo è un elemento, non avevo parlato di geopolitica stasera, ma di esperienze personali, però nella guerra in Siria è anche un elemento fondamentale di cui nessuno parla in realtà, è il vero motivo per molti fatti, molti episodi, e per delle caratteristiche molto peculiari, appunto, della guerra e della nascita della guerra da quelle parti, della nascita dell'ISIS. Quindi al di là di queste divisioni, al di là di culture, al di là di religioni, si parla di popoli dalla cultura millenaria che alla fine ci somiglia. E quindi va bene le bombe, va bene parlare di terrorismo, va bene parlare degli attentati a Londra, oggi c'è stato un altro attentato nel Sinai, peraltro una moschea sciita, 50 morti, va bene parlare, io sono rimasta indietro, questa è la prima agenzia allora, va bene parlare di questo, però insomma ci sono anche delle storie che parlano di umanità e che sono appunto queste, che sono veramente dei problemi che devono essere anche nostri, per forza.